Nei musei si sa, è buona abitudine entrare in punta di piedi, per il giusto riguardo che i capolavori meritano. E perché il silenzio lasci che sia l'arte a parlare. Ma la notte del 19 maggio del 1998, alla GNAM, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, qualcuno è entrato addirittura a piedi scalzi. E non certo per un eccesso di buona educazione. Era verso mezzanotte e mezza, l'una, dovevamo chiudere il bar e ho chiamato per citofono le ragazze che devono chiudere e fare il controllo delle porte. Però non, dopo due o tre volte che chiamavo non mi rispondevano. Allora che ho fatto? Ho cercato di guardare le telecamere per farmi vedere, per farmi notare, dico, però niente da fare. A quel punto mi sono preoccupato e sono andato direttamente facendo tutto il giro al portone principale. Quando sono arrivato lì ho trovato il portone che era socchiuso. Mi sono un po' allarmato e ho guardato dentro e non c'era nessuno. A quel punto sono ritornato indietro e ho fatto una telefonata ai carabinieri per poter vedere quello che era successo. Il portone è ancora aperto. I militari entrano con prudenza e con le armi in pugno. Sanno che bisogna avere molta cautela. All'interno del museo potrebbero esserci dei banditi. Ma la galleria sembra totalmente deserta, abitata soltanto dai capolavori che accompagnano i passi dei carabinieri. Il barista li ha avvisati che quella sera all'interno della GNAM è prevista la presenza di 3 guardiane, 3 giovani donne disarmate. Ma di loro non c'è nessuna traccia. E allora i carabinieri continuano ad attraversare una dopo l'altra le sale della galleria, pronti a reagire al minimo segnale. Finché da un sottoscala arrivano dei rumori. Sono colpi sordi, soffocati, ripetuti. È là che sta accadendo qualcosa. I rumori provengono da una porta chiusa a chiave dall'esterno. I militari la aprono. Nella caserma del nucleo tutela patrimonio culturale squilla il cellulare di un carabiniere. Erano circa le 2 di notte quando ricevemmo una telefonata del nostro comandante. C'è una grave emergenza, bisogna intervenire immediatamente. Che ci comunicava che si era appena perpetrata una rapina a mano armata all'interno della Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Buongiorno, una notizia di cronaca apre il nostro giornale. Rapina a mano armata nella notte alla Galleria d'Arte Moderna di Roma, rubati 3 quadri di grandissimo valore, 2 tele di Van Gogh ed una di Cézanne. Sono state portate via da 3 uomini armati a volto coperto. Il ministro dei beni culturali Veltroni e la sovrintendente della Galleria Sandra Pinto sono andati immediatamente sul posto. Vediamo. Una rapina a mano armata, una rapina operata da 3 persone con dei passamontagna sul volto. Una rapina nella quale appunto si è fatto uso delle armi, si sono legate e imbavagliate delle persone. L'impegno è l'impegno a cercare di recuperare queste opere. Già stanotte è stata ovviamente diramata a tutte alle frontiere, all'Interpol, a tutti i collaboratori internazionali del nucleo di tutela del patrimonio artistico, sono state diramate tutte le caratteristiche delle opere che sono scomparse e quindi ci si sta attivando al massimo in questa direzione. Obiettivo dei ladri sono stati 3 capolavori, scelti senza esitazioni tra le centinaia di opere della galleria. Sono 2 quadri di Van Gogh e 1 di Cézanne. L'Arlesiana di Van Gogh ritrae Marie Ginot, proprietaria del Café de la Gare di Arles. Il ritratto, scrive l'artista alla sorella, è in colore opaco nel tono della carnagione. Gli occhi calmi e molto semplici. Il vestito nero, lo sfondo rosa. E lei è appoggiata con i gomiti su un tavolo verde con dei libri verdi. Io cerco il ritratto attraverso il colore, non sono certo l'unico, confida Van Gogh alla sorella. Vorrei fare dei ritratti che tra un secolo sembrino delle apparizioni. Vorrei. Come vedi, sono ben lungi dal dire che sono in grado di farlo. L'Arlésienne di Van Gogh è entrata nel 1962,
è stata comprata sul mercato internazionale a Londra, la Marlborough, e segna l'inizio, diciamo, di un momento in cui la galleria cerca di aprirsi alle acquisizioni internazionali per confrontarsi con i musei europei e americani. Il secondo capolavoro di Van Gogh è Il giardiniere. È un ritratto dedicato alla vita contadina e alla natura, dipinto nel momento in cui Van Gogh aspettava di fondare con Gauguin un rifugio per pittori in difficoltà. Trovo le mie concezioni artistiche eccessivamente prosaiche rispetto alle sue, scrive Van Gogh a Gauguin. Dimentico tutto per la bellezza esteriore di cose che non so rendere, perché nel mio quadro le rendo brutte e grossolane, invece la natura mi sembra perfetta. È in Italia già nel 1910. Lo Stato italiano ha esercitato il diritto di prelazione e ha comprato con alterne vicende quest'opera, pagandola una cifra che era quella di 600 milioni di lire, allora appunto valutata all'esportazione, ma chiaramente inferiore un po' al suo valore reale. L'opera oggi ha raggiunto una quotazione di oltre 40 milioni di euro. E infine Cézanne, Le Cabanons de Jourdain. La sua ultima opera, dipinta nel 1906, poco prima della sua morte e probabilmente rimasta incompiuta. Un edificio basso, il cielo azzurro e una porta, azzurra anch'essa. A destra un muro e poi ancora l'azzurro. Devo lavorare di fronte alla natura, dice Cézanne. L'occhio e il cervello devono aiutarsi a vicenda. E l'artista ci parla di sensazioni. È così che Cézanne ci ha lasciato capolavori come questo, che hanno aperto le porte all'arte del futuro. È acquistata da un collezionista famoso, un collezionista milanese che era Riccardo Jucker, e che appunto negli anni Ottanta decide di vendere la sua ricchissima collezione ai musei statali italiani. Tra l'altro quell'opera, l'opera di Cézanne, è importantissima perché è praticamente a quel tempo l'unica opera di Cézanne nei musei pubblici italiani. Il Messaggero, giornale della capitale, naturalmente dedica l'apertura al furto alla Galleria Nazionale di Arte Moderna. Rapiti due Van Gogh e un Cézanne, giornata nera per l'arte. Il fondo a firma di Vittorio Sgarbi, critico dell'arte, che dice: sono opere invendibili, forse vogliono un riscatto. Poi taglio centrale della stampa dedicato alla rapina alla Galleria d'Arte Moderna di Roma. Rapinati due Van Gogh e un Cézanne, e come la stampa, taglio centrale dedicato alla rapina alla Galleria d'Arte Moderna di Roma. Rapina shock, rubata Van Gogh e Cézanne. Anche Repubblica apre con il furto alla Galleria d'Arte Moderna di Roma. Nel museo quella notte, come ogni notte dopo la chiusura, stanno per essere attivati gli allarmi. Le tre guardiane, le tre giovani donne disarmate, si stanno preparando per il loro turno. Ma non sono sole. In quello stesso momento, in un bagno della galleria, tre banditi si preparano ad entrare in azione. Indossano i passamontagna, si tolgono le scarpe, impugnano le armi. E così, improvvisamente, le guardiane si trovano di fronte a una scena che non avrebbero mai immaginato. È stato abbastanza traumatico, perché insomma vederli arrivare con delle pistole, scalzi, con dei passamontagna. I malviventi le sequestrano, sono paralizzate dalla paura, le portano via con la forza dallo spogliatoio. Ci hanno legato, imbavagliato, chiuso in uno sgabuzzino. Tranne una di loro, che viene trascinata in un punto preciso del museo. Minacciata dalla pistola, deve togliere energia elettrica alle sale e disattivare tutti gli allarmi. Costrette a disinserire gli allarmi del museo e ci hanno tenuto in ostaggio con delle pistole. La giovane guardiana non può fare altro. Esegue gli ordini del bandito. Intanto gli altri due complici pensano al bottino. Attraversano il museo con passo sicuro, sanno molto bene dove devono dirigersi e vanno dritti al bersaglio. I capolavori di Van Gogh e di Cézanne.
mentre il rapitore che tiene sotto tiro la guardiana si fa consegnare la cassetta di sicurezza con l'incasso della giornata. 1,5 milioni di lire, pochi spiccioli in confronto all'immenso valore delle opere che stanno rubando. Essere presa, rapinata e tenuta in ostaggio, no, sono sincera, non avrei mai pensato a una cosa del genere. Un ambiente angusto, stretto, eravamo in tre e non era facile neanche stare in quella situazione, non c'erano finestre, per cui a un certo punto diventava anche una cosa, anche a livello fisico si stava male. La rapina è finita, le tre donne vengono rinchiuse in uno stanzino e i tre complici scappano indisturbati. Tutta l'operazione è durata appena 15 minuti. Immediatamente ci portammo sul posto e ci rendemmo subito conto, unitamente al magistrato di turno, che si era verificato qualcosa di molto grave. Due Van Gogh e un Cézanne, opere invendibili, dice il generale dei carabinieri Roberto Conforti. Il valore delle opere? Inestimabile e non commerciabile, indubbiamente. Che non sono opere che possono essere immesse sul mercato. Ci rendemmo subito conto che erano stati professionisti, in quanto avevano agito a piedi scalzi, sicuramente un modo astuto per non lasciare impronte. I primi passi sono quelli da protocollo, cioè l'interrogatorio di tutte le persone che erano presenti nella galleria al momento dell'irruzione dei banditi. Per ricostruire ciò che almeno loro avevano visto. E attenzionammo oltre 150 persone, in quanto in quel periodo all'interno della galleria erano attivi più di 5 cantieri per servizi di manutenzione e ristrutturazione, oltre poi al personale della galleria. L'indagine può partire in un modo soltanto: mettere immediatamente sotto controllo i telefoni di tutte le persone che in un modo o nell'altro lavorano nella galleria. Solamente dopo il ritrovamento ci siamo resi conto, ci hanno detto che tutti i telefoni erano stati messi sotto controllo e quindi eravamo stati tutti intercettati. Una cosa del genere non era mai accaduta, quindi ci domandavamo, ci chiedevamo chi poteva essere, se qualcuno di noi che conosceva la galleria, se era uno di noi, però tutte domande che non avevano nessuna risposta, chiaramente. Era un clima di tensione, poi così anche di paura ormai, non si lavorava più bene. E quindi non vedevo l'ora di andare via. Chiaramente il furto, accompagnato dal fatto che un furto di Van Gogh in un momento in cui la galleria stava preparando una grande mostra di Picasso che si sarebbe dovuta inaugurare a dicembre, ha creato sicuramente un disagio enorme, perché rispetto agli altri musei, ai musei che ci dovevano prestare Picasso, chiaramente la galleria ha dimostrato una debolezza, una fragilità che in questi casi si paga sempre. Il livello di sicurezza delle strutture museali è attualmente molto più elevato che in passato. Questo è frutto di non solo di una maggiore attenzione in generale, e anche i progressi tecnologici in questo senso hanno aiutato, soprattutto nel campo della difesa passiva delle strutture museali e delle opere in esse contenute. Sono venuti al di fuori del loro nascondiglio soltanto dopo la chiusura della galleria al pubblico. E la ricostruzione naturalmente ci ha permesso di ipotizzare fin da subito la possibilità che i banditi conoscessero molto bene e la galleria e la dislocazione dei quadri e il sistema di sicurezza, e quindi anche fossero stati in qualche modo aiutati da qualcuno all'interno della galleria. Il modo con cui si erano mossi, cioè con molta disinvoltura, all'interno della Galleria Nazionale d'Arte Moderna ci fece pensare anche alla complicità di un eventuale bassista. L'inchiesta è appena all'inizio e c'è già un colpo di scena. Al Gazzettino di Vicenza arriva una telefonata. Dicono di parlare a nome della mala del Brent e che sono stati loro a rapinare i quadri.
In cambio chiedono la liberazione del boss Felice Maniero. E a intorbidire ancora di più le acque arriva un'agenzia di stampa, una seconda telefonata, questa volta da parte della misteriosa falange armata. Si intrecciano voci oscure, forse mafiose, forse addirittura terroristiche. Ma gli investigatori hanno un'idea precisa su come considerare le ambigue minacce che si stanno intrecciando intorno alla rapina della Galleria d'Arte Moderna. Episodi di depistaggio e disturbo. Non abbiamo dato alcuna attendibilità a queste rivendicazioni. Le abbiamo in qualche modo solo memorizzate per riuscire a capire se attraverso questo depistaggio si poteva in qualche modo cercare di ricostruire anche quella che era la matrice del furto, della ideazione del furto. Le ricerche prendono subito un'altra strada. La convinzione di partenza degli investigatori è che i capolavori rubati abbiano un'importanza che va ben oltre i confini dell'Italia. Bisogna guardare all'estero, coinvolgendo l'Interpol. Attraverso l'esame di numerose fonti informative e i contatti con le polizie straniere è venuta una voce ben particolare dal Belgio che ha ipotizzato la possibilità che a essere coinvolto nella rapina fosse un cittadino italiano detenuto, che era stato detenuto in Belgio per qualche periodo negli anni precedenti. Eneo Ximenes, un italo-belga, detto il sardo per le sue origini. Chi è Eneo Ximenes? Il volto segnato. Il fisico appesantito è quell'aria di un malavitoso da cinematografo. Che aveva scontato una lunga condanna in un carcere belga, sempre per reati specifici di rapina. Ximenes è un personaggio dalle caratteristiche sia criminali che comportamentali, se vogliamo, cinematografico. I carabinieri ricostruiscono rapidamente che Ximenes è arrivato a Roma da poco e si è stabilito a Casalotti, nella zona nord-ovest della capitale. Il quartiere oggi è un'area residenziale, ma all'epoca erano terreni in costruzione all'estrema periferia della città. Ed è una zona anche pericolosa, un luogo malfamato. Come il bar intestato ad Alessandro Sinti, un personaggio che ha anche affittato un appartamento a Ximenes. Ximenes passa parecchio tempo nel locale, anche perché ha una relazione con la figlia di Sinti, Anna Rita. Anna Rita è una giovane problematica che ha trovato un punto di riferimento nella personalità di Ximenes, un uomo molto più anziano di lei. È in quel bar che Sinti ha presentato a Ximenes Claudio Trevisan. E Claudio Trevisan è sposato con Stefania Viglongo, che lavora alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Il cerchio comincia a stringersi intorno ai rapinatori. È in quel bar che è nata l'idea del colpo alla gnam. E anche la sua vicenda, la storia d'amore con la figlia di uno dei personaggi che era stato poi coinvolto nelle trattative successive per la vendita dei quadri, fa parte come fosse di una love story inserita in una storia suggestiva. La nostra attenzione si concentrò proprio su Stefania Viglongo, una delle coordinatrici dei servizi di vigilanza all'interno della galleria. E Stefania Viglongo è una ragazza che era sposata con Claudio Trevisan, un idraulico disoccupato che aveva aperto in passato una sala giochi che poi fallita. Indubbiamente imbattersi nel marito di una sorvegliante era una coincidenza particolarmente significativa. E subito dalle prime intercettazioni gli investigatori ascoltano frasi che raccontano molte cose. Trevisan è già in ansia. Mia moglie lavora lì, questa è la cosa che mi preoccupa. Ximenes lo rassicura. Non sospettano di nessuno e sospettano di tutti. Dobbiamo avere pazienza e ci sistemiamo tutti quanti. La caccia è iniziata. I detective del TPC intensificano controlli e pedinamenti. La banda è sotto assedio.
E le intercettazioni chiariscono molto presto che Trevisan e Ximenes non sono soli. Hanno un complice a Torino. Durante un servizio di pedinamento veniamo contattati dai nostri colleghi che stavano facendo l'ascolto delle intercettazioni. Arriva una telefonata importante. Sinti chiede a Ximenes se ci sono novità a Torino. Ximenes risponde che no, non ce ne sono. Semmai la novità è un'altra. Lui si è stufato di aspettare. E perciò andrà là con Trevisan. Andranno a chiarire le cose. Questa è la telefonata che mette i carabinieri sulle tracce delle opere che bisogna assolutamente recuperare senza danni. Quei tre capolavori vanno protetti con la stessa cautela che si riserva a una persona sotto sequestro e immediatamente entrano in azione. E capiamo che Trevisan e Ximenes da lì a poco si sarebbero recati a Torino. Ci organizziamo con un gruppo che immediatamente si recò in aeroporto per anticiparli a Torino. Questo salto nel Piemonte ci fa integrare la conoscenza della banda con alcuni altri componenti che avevano effettuato in precedenza dei sopralluoghi per poter effettuare la rapina e poi erano intervenuti alcuni di loro nella esecuzione stessa della rapina. Ed un altro gruppo invece simulò un controllo in autostrada proprio per poter montare all'interno dell'abitacolo una microspia. I carabinieri organizzano un piano insieme alla polizia stradale. I poliziotti intercettano i banditi in autostrada subito dopo il casello di Roma e fermano l'auto di Trevisan e Ximenes. Simulano una verifica dei documenti e li portano in un commissariato vicino. E qui, durante i controlli negli uffici, particolarmente lunghi e laboriosi per prendere tempo, un carabiniere piazza una microspia a bordo dell'auto nascosta nello specchietto retrovisore. La trappola ha funzionato. Dal comando del TPC un carabiniere è già sintonizzato con l'auto. Quando Trevisan e Ximenes risalgono in macchina, tirano un sospiro di sollievo. Pensano di aver scampato un pericolo. E così, durante il tragitto, si lasciano andare. Parlano. Parlano tanto. E inevitabilmente arrivano a dire esattamente ciò che i carabinieri speravano di sentire. Rievocano in libertà cosa è accaduto quella notte. La notte della loro clamorosa rapina alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. E si lamentano dei problemi che stanno nascendo con il complice torinese, che non è ancora riuscito a piazzare i quadri, così come aveva garantito. Ormai non ci sono più dubbi. Trevisan e Ximenes sono due dei tre rapinatori. Giunti a Torino, siamo stati prelevati da altri colleghi e durante il servizio di pedinamento il Trevisan e lo Ximenes ci hanno portato un loro complice, tale Petruzzi Roberto. In particolare un certo Petruzzi che aveva notevoli precedenti penali e specifici sulle rapine e che era molto conosciuto nel mondo criminale piemontese. E che noi riteniamo sia un pochino colui che ha dato il là per la organizzazione complessiva della rapina. Petruzzi è un uomo schivo che vive lontano dai riflettori, in un alloggio adiacente ad una scuola. Roberto Petruzzi, tra l'altro, è anche la persona che aveva materialmente i tre dipinti, proprio perché la notte del furto erano stati trasferiti da Roma a Torino in auto, in quanto Roberto Petruzzi aveva vantato un compratore su Torino. Ma chi può aver commissionato una rapina come questa? Chi può essere il misterioso compratore di opere dal valore inestimabile? E soprattutto, qual è la molla che spinge qualcuno a far rubare tre capolavori talmente famosi che non potranno mai più essere mostrati a nessuno?
collezionisti quasi avidi, avidi di quantità, magari personaggi che spendono un vero e proprio patrimonio per acquistare beni di qualsiasi natura, da oggetti ecclesiastici piuttosto che oggetti archeologia, monete, beni librari, una sorta di avidità nel collezionare opere d'arte di cui molto spesso la provenienza è illegittima. In auto tra Ximenes e Trevisan la tensione sale. Devono capire perché i quadri non siano stati ancora piazzati. A Torino, grazie alla spia ambientale nella loro macchina, i banditi guidano il pedinamento dei carabinieri, che li intercettano al casello dell'autostrada. Si è cominciato a capire che la rapina era stata ideata in Piemonte dal Petruzzi, che aveva trovato a formare una cosiddetta batteria per poter eseguire la rapina a Roma con personaggi romani e con personaggi che in qualche modo gravitavano nel mondo dell'arte. E così Ximenes e Trevisan portano gli investigatori fino al loro complice, che li aspetta in un luogo sicuro. I banditi non si rendono conto di essere totalmente sotto controllo. Mentre i carabinieri continuano ad ascoltarli, una macchina non li perde mai di vista. Arrivano tutti insieme al luogo dell'appuntamento. Per mettere in atto il piano, oltre a Ximenes, la banda ha avuto bisogno di un altro professionista. Se a Roma è stato elaborato il colpo alla galleria, a Torino bisogna passare all'incasso. Il bottino della banda non sono i tre capolavori, ma i quattrini che devono essere ancora intascati. Ma Petruzzi accoglie i suoi complici con una pessima notizia. Il compratore non c'è più. Ha tagliato i ponti. Non vuole saperne più niente di questa storia. Da quell'incontro capimmo che i rapporti all'interno della banda si erano incrinati. Roberto Petruzzi non aveva più il compratore, l'ipotetico compratore di Torino, venuto meno probabilmente per il clamore mediatico che aveva suscitato l'intera vicenda. Il furto rapina è stato ideato su una commissione di qualcuno che era interessato per motivi che possono essere i più vari, non soltanto di tipo commerciale ed economico, a ottenere la disponibilità di questi quadri. A Ximenes saltano i nervi. Petruzzi aveva assicurato che le tre tele avrebbero fruttato un mucchio di soldi, adesso invece non sanno più che farsene. Litigano. Petruzzi prende tempo, bisogna elaborare una nuova strategia per trovare un altro compratore. Ma ormai non serve, Ximenes non si fida più di lui. Anche perché questi collezionisti poi vengono riconosciuti dal mercato e quindi vengono certamente aggrediti da chi diciamo alla base poi provvede, se così vogliamo dire, al furto di queste opere. Il committente è rimasto misterioso, anche se, come ho detto, possiamo ipotizzare una sua provenienza piemontese. Proprio per la provenienza di Petruzzi, che era un po' il motore della banda, l'ideatore e il capo anche di questo gruppo di esecutori materiali. I detective ascoltano Ximenes e Trevisan durante il viaggio di ritorno. Sono furiosi. Ormai è guerra aperta tra la parte torinese della banda capeggiata da Petruzzi e quella romana capeggiata da Ximenes. Noi riteniamo che la parte romana della banda fosse all'oscuro dell'identità del committente. I banditi hanno paura che le cose possano finire molto male. E Ximenes arriva una sentenza terrificante. Se ci dovessero prendere, bruciamo i quadri. Ma l'interesse fondamentale della procura
era non solo quello di individuare gli autori per poter nei loro confronti effettuare un procedimento e ottenere una condanna per il grave crimine commesso, ma soprattutto quello di recuperare i quadri. Di calibrare per ciascuna attività investigativa la nostra azione, l'azione repressiva, proprio per poter salvaguardare il bene stesso, quindi non solo arrivare al suo recupero, ma evitare che una pressione eccessiva possa portare magari alla distruzione del bene, a volte per come dire, liberarsene in maniera più veloce nel momento in cui l'azione investigativa è eccessivamente pressante. Il committente della rapina non li voleva più, probabilmente, e è entrato un momento di crisi, si è verificato un momento di crisi della banda, un momento di sospetto, come spesso capita tra i banditi che sospettano l'uno dell'altro. Dovevano trovare un'altra strada, altri compratori. Non li ha collocati sul mercato dell'arte internazionale e anzi incomincia a muoversi perché fa fatica e cerca dei nuovi acquirenti. Cominciamo a paventare addirittura l'ipotesi che i dipinti potessero essere distrutti o finire all'estero. E abbiamo anche più volte tremato pensando che potessero essere distrutti, proprio perché in momenti di disperazione o di forte contrasto interno tra la banda, spesso i componenti della stessa hanno minacciato di distruggere i quadri in modo da non poter essere più accusati. E a volte già in passato era capitato che i dipinti rubati finivano al centro di traffici di droga a livello internazionale. E proprio si era verificato nel 92 un clamoroso furto all'interno della Pinacoteca di Bettona in Umbria, dove furono rubati due Perugino. Recuperati alcuni anni dopo in Giamaica, proprio al centro di un traffico di droga. Ormai i carabinieri tengono sotto controllo la banda 24 ore su 24. È chiaro che sono giunti al momento decisivo delle indagini, al punto di svolta, che arriva molto presto, con l'intercettazione di una telefonata e di una frase che è una sentenza. Le auto sono a posto. I cosi sono a Nanna. Non ci sono più dubbi. A Nanna significa al sicuro. Che vuol dire però? Che i quadri sono tornati a Roma? E perché? Per tentare di trovare nuovi compratori? È arrivata la fase più pericolosa. Può succedere che i banditi non sappiano più come gestire i tre capolavori. E allora è necessario intervenire subito. La priorità assoluta è quella di recuperare le opere. Bisogna agire contemporaneamente a Torino e a Roma. Da quella telefonata capiamo che i cosi sono a Nanna, che i dipinti erano rientrati a Roma. Chiaramente non sapevamo se erano rientrati tutti e tre i dipinti o parte del bottino. Che avevamo l'esigenza non soltanto di arrestare i responsabili, ma soprattutto recuperare le opere e recuperarle tutte insieme, perché se si fossero recuperate ratealmente era possibile che quella che non si era presa immediatamente potesse essere distrutta da chi la deteneva, proprio per evitare un suo coinvolgimento e una sua condanna. Era arrivato il momento di intervenire, perché avevamo in quel momento la sicurezza che a Roma ci fossero almeno due quadri. La notte del 6 luglio, di concerto con l'autorità giudiziaria, furono organizzati due servizi. È l'alba a Torino. I carabinieri circondano la casa di Petruzzi. Abita al piano ammezzato. I militari sono in posizione. Tutto è pronto per il blitz. C'è una finestra aperta. Un carabiniere si avvicina, mentre gli altri presidiano il portone dell'edificio. Il carabiniere scavalca la finestra. Petruzzi è là, davanti a lui. Il bandito cerca di prendere qualcosa sotto il letto. La colluttazione è fulminea e violenta. Petruzzi viene ammanettato. E sotto il letto? C'è nascosto un intero arsenale. Pistole, fucili a pompa, mitragliette, munizioni, parrucche, barbe finte, passamontagna. Ma del quadro rubato non c'è nessuna traccia.
Nello stesso momento scatta l'altra operazione, a Roma. Appena Annarita Sinti apre la porta di casa, i carabinieri fanno irruzione. Ogni stanza viene perquisita. Nascosto in un sacco di plastica c'è il giardiniere di Van Gogh. La ricerca continua, finché avvolto in una coperta non spunta anche il capolavoro di Cézanne. I due quadri sono intatti, anche se la cornice originale è perduta per sempre. I ladri se ne sono disfatti. Portò all'esecuzione di 13 perquisizioni, mentre a Torino furono eseguite 7 perquisizioni e nel giro di poco tempo furono recuperati i 3 capolavori. Attraverso delle perquisizioni al rinvenimento dell'ultimo quadro che è stato consegnato spontaneamente da chi era da un mero detentore, cioè da colui che cioè ormai lo deteneva soltanto in attesa della vendita, non era una persona che aveva partecipato alla rapina, e forse questo ha agevolato da parte sua la possibilità di consegnare un'opera che a lui non serviva più niente, ma che poteva in qualche modo favorire una pena più mite nei suoi confronti. Eneo Ximenes e Annarita Sinti vengono arrestati e uno dopo l'altro anche tutti gli altri membri della banda. Alessandro Sinti, Claudio Trevisan e Stefania Viglongo. Adesso si cerca di capire perché. Perché una donna amata da tutti, famosa per l'allegria, un lavoro di grande fiducia, una madre di famiglia a posto, 3 figli piccoli, un marito operaio. Nata e cresciuta nello stesso palazzo insieme ai parenti più stretti, gente stimatissima, perché una donna come Stefania Viglongo ha deciso di fare un colpo. Spiando dal buco della porta sfondata dalla polizia, qui al secondo piano di uno dei tanti palazzoni popolari di Boccea, c'è forse la spiegazione dell'idea balorda. Sotto al lettone dove dormivano i bambini, decine di ricevute del Monte dei Pegni, segno di crisi, di debiti, e c'è una voce insistente che gira nel quartiere. Qualcuno l'ha costretta, usurai probabilmente, qualcuno che sapeva del suo momento difficile e che l'ha spinta a spiegare a quei banditi, c'era anche suo marito, come andare a rubare i quadri. Beh, è stato un colpo tremendo, perché con questa collega non c'era solo un rapporto di lavoro, erano anni che lavoravamo insieme, c'era anche un rapporto di amicizia, e quindi è stata una cosa, un secondo colpo al cuore, dopo quello della rapina. La seconda rapina per me è stata un colpo simile a quello subito con la rapina, perché tutto mi sarei aspettato tranne una cosa di queste. E buonasera dal TG1. I quadri di Van Gogh e Cézanne, recuperati alle prime ore dell'alba, sono in ottimo stato, per fortuna, e torneranno già domani nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Queste 3 opere sono 3 opere importanti per l'umanità. E il fatto che ora siano tornate nel museo, nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna, è appunto una ferita che si rimargina. E domani, a quasi 50 giorni dal furto, i 3 quadri saranno esposti di nuovo al pubblico. Dalla notte della rapina e dal sequestro delle guardiane c'è stata un'indagine senza tregua. La prima mossa degli investigatori è stata di restringere il cerchio dei sospettati. Poi hanno ascoltato giorno dopo giorno le loro parole che li hanno portati sempre più vicini alla verità. E finalmente è arrivato il momento di un intervento fulmineo. Per far scattare le manette, ma soprattutto per salvare i 3 capolavori. Si è concluso così il colpo più clamoroso nella storia dei musei italiani. Una rapina progettata probabilmente in un anonimo bar di periferia. E forse nata per caso. Quel giorno la signora Stefania Viglongo faceva il turno pomeridiano, quindi attaccato diciamo alle ore 14 e smontava alle ore 20. E proprio questo che ha spinto a immaginare che nelle ore precedenti, cioè quando la Viglongo era in servizio, abbia potuto favorire l'ingresso dei suoi complici e nasconderli
e quindi favorire poi il loro intervento a chiusura della galleria. Io ho avuto modo di vederla anche dopo l'accaduto, perché è venuta a casa mia. E no, lei era molto tranquilla, anche agguerrita, ma chi è stato, chi non è stato. Villongo ha sempre protestato la propria innocenza e quindi accusato in fondo indirettamente il marito di aver approfittato di lei, delle conoscenze che attraverso di lei il marito aveva potuto avere. Anche con il marito è venuto a casa mia, che poi ripensandoci dico poteva benissimo mettermi un quadro anche sotto al letto, che io non me ne sarei accorta perché comunque era un'amica. Il punto debole della banda è l'inclusione nella stessa banda di persone esterne, di persone come Trevisan, come la Viglongo e in particolare come Sinti, padre e figlia, che indubbiamente davano una disomogeneità rispetto a quelle che sono le dinamiche criminali consuete. La persona che mi ha portato nello stanzino è stato proprio Claudio, perché aveva gli occhi coperti, forse perché lo conoscevo molto bene e quindi l'avrei potuto riconoscere. Ovviamente la cosa che mi colpì di più, a parte la gioia del ritrovamento, ma soprattutto nel vedere l'espressione dei carabinieri stanchi, che non avevano dormito non mi ricordo per quante ore, con la barba lunga, sudati, che erano un misto tra la gioia, la contentezza e una stanchezza veramente infinita, per cui fu, diciamo, partecipata da tutti quanti come un grande evento e come una grande soddisfazione. La nostra prima qualità è quella di essere degli investigatori, dobbiamo essere degli investigatori, perché se non avessimo quelle qualità o quegli elementi che contraddistinguono il classico carabiniere, che è quello di effettuare e svolgere delle indagini, evidentemente non usciremmo neanche nel settore della tutela dei beni culturali. Successivamente un amore per l'arte, una predisposizione verso questo settore. Avevamo raccolto tutta la documentazione che avevamo in possesso, sia di vecchie schede di interventi di restauro, di condition report per prestiti precedenti, ma anche tutta una documentazione fotografica, anche e soprattutto dei retri, del retro del quadro, quindi le etichette, delle scritte, piccole macchie, quindi confrontammo che tutto fosse assolutamente corrispondente, quindi non ci volle molto tempo. È rimasto sempre un segno di tristezza dentro, è un qualcosa che comunque penso che me lo porterò a vita, perché veramente è un quadro indelebile. Barzellette, aneddoti, varie storie, e tra questi una divertentissima di un bambino che a scuola faceva un tema, non so, raccontate un fatto eclatante, un fatto che vi ha colpito, e lui disse: alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna sono stati rubati 3 dipinti, 2 Van Gogh e un Cézanne. E la professoressa disse: come un Cézanne? Cioè, professoressa, un Cézanne, un Cézanne. Lieto fine, se si può così definire, perché ci sono entrate in mezzo persone che noi conoscevamo. Certamente la rapina ha avuto degli effetti positivi per quanto riguarda l'incremento dei dispositivi di sicurezza, il miglioramento proprio di tutti gli impianti di sicurezza e anche della gestione della sicurezza, che non era cosa meno importante. C'è una costante attività di rilevazione dello stato di sicurezza delle strutture museali, per cui noi effettuiamo dei sopralluoghi nel corso dei quali verifichiamo le condizioni di sicurezza, ovviamente con degli standard ben definiti. C'è stato un comitato, una commissione composta da tecnici italiani, da tecnici francesi e inglesi, dei maggiori musei francesi e inglesi, che ha messo a punto
il sistema, il nuovo sistema di sicurezza. Questi nostri sopralluoghi si traducono poi in come dire, dei consigli e degli orientamenti affinché le direzioni delle stesse strutture museali possano poi porre in essere quegli accorgimenti certamente utili alla sicurezza attiva e passiva delle opere d'arte. Per cui a dicembre effettivamente si è potuta inaugurare la mostra di Picasso. La tendenza è in decisa diminuzione e questo è un dato che evidentemente ci soddisfa e ci conforta per il futuro. La regione più colpita è l'Emilia-Romagna, segue il Lazio e poi successivamente la Toscana. I luoghi maggiormente colpiti sono luoghi di culto, evidentemente per la propria natura di un'esposizione, la disponibilità da parte dei beni per tutti, e poi anche quelle che sono le dimore private, quindi le abitazioni. E dopo gli arresti arrivano i processi. Per Eneo Ximenes la condanna definitiva sarà di 7 anni. Per Petruzzi gli anni di condanna saranno 8. Il comportamento processuale è stato abbastanza tipico in questi casi, cioè cercando di negare le loro responsabilità per quanto possibile. Le persone con un passato criminale più sostanzioso hanno cercato di non parlare, facendo, come dire, tesoro del Vangelo criminale. 6 anni e 4 mesi sarà la condanna per Claudio Trevisan. Accusato di favoreggiamento, la sentenza definitiva per Alessandro Sinti sarà di 2 anni e 6 mesi. La banda, come vi ha detto, era composta anche da persone che non erano criminali di professione, ma persone che erano state cooptate, qualcuno anche casualmente, come Anna Rita Sinti, che era stata diciamo coinvolta soltanto per il rapporto affettivo che aveva con l'Oximenes. Le donne coinvolte nella vicenda difenderanno sempre la loro innocenza. La prescrizione del reato libererà Anna Rita Sinti da una condanna a 4 anni e mezzo. In ogni caso, l'intervento e la conoscenza di dove poter essere nascosti per tanto tempo era sicuramente qualche cosa che soltanto chi poteva, in quelle ore immediatamente precedenti all'intrusione dei banditi, gestire l'ingresso dall'esterno della galleria senza far suonare il sistema di allarme, cosa che alla Vigolongo era possibile fare e sicuramente al Trevisan, senza l'aiuto della moglie, non sarebbe stato possibile. Questa è stata la nostra convinzione, la convinzione che abbiamo portato avanti nel dibattimento, nel giudizio, e che è stata riconosciuta dai giudici dei vari gradi del processo. Infine, la giustizia condannerà Stefania Viglongo a 7 anni di carcere. Ma resta un enigma irrisolto. Chi è stato il misterioso compratore che avrebbe commissionato la rapina dei 3 capolavori? Perché questa storia è certamente iniziata ben prima del 19 maggio 1998, quando Eneo Ximenes, Claudio Trevisan e Roberto Petruzzi sono entrati nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Opere sono la nostra storia. Chi le ruba si impossessa di qualcosa che appartiene a ciascuno di noi.